Oh, e ci siamo. Siamo tornati. Ci siamo luce un po così. stasera, lunedì. Ritorniamo come <ride> a luglio in piena estate. In I vecchi tempi di qualche mese fa, mamma mia. Di qualche mese fa, se so, ci siamo, sta per finire l'estate. Ma Casco Rosso è sempre Ciao, sul Lolo. pezzo. Sempre, siamo sempre sul pezzo, ragazzi. Ciao, Lollo, io. Ho qua di fianco la classifica della Superbike e stasera ci scateniamo un po' sulle derivate di serie che sì, meritano, meritano davvero tanto quest'anno. Perché tra l'altro, salutiamo anche chi ci accusa di non mm -hmm. seguire tutti i campionati. dietro a casa mia eh, di minimoto. Eh, come vanno? Come no, vanno vabbè, a con parte minimoto, eh? <ride> eh, chi, è, chi è che comanda la classifica? A parte gli scherzi, direi che quest'anno finalmente abbiamo un campionato che per certi versi sta seguendo un po' l'andazzo della MotoGP, non con un'imprevedibilità così ampia, però devo dire, finalmente è arrivato un pilota che ormai è già, era certo. già in Superbike, però è arrivato forse a una maturazione completa. In grado di mettere veramente in difficoltà Jonathan Ray. Abbiamo visto Bautista due anni fa, che però alla fine si è perso. A me, sinceramente, sto Toprak Razgatioglu. Mi sembra sicuramente a, a livello di Ray. Assolutamente quest'anno Adesso ne parliamo. Intanto ciao anche a Fusili, Luglio Eterno. <ride> Ma non, passa, non finiva più. Luglio Ed è veramente. tornato, infatti. <ride> Con questo stop alle gare... Mi hanno, mi hanno detto che settimana prossima dovrebbe tornare il caldone per una settimana circa, quindi figurati. Sarà veramente ah, ottimo, Summer insomma. Vibes, eh, luglio again, insomma. Ma infatti stasera io ho già sentito più caldo mm. perché io vado al lavoro in moto e alla sera, poi dopo ho finito il lavoro vado in palestra e dopo la palestra torno a casa. E devo dire che faceva più caldo la settimana ah, okay. scorsa, quindi può essere che sta arrivando veramente questa ondata di... Di caldo che ci ricorderà la brezza estiva. E, ok, aspetta che metto un po' a posto qua. Che capello il Diego. Eh, minchia, devo tagliarli, Luca. Che roba? Ciao, Luca. Meglio io... <ride> si chiamo Max, veramente. Porco Giuda. <ride> e, ok. No, comunque, devo dire, raga, sono rimasto estremamente colpito nel vedere la la superbike purtroppo ho, anche stavolta ho dovuto arrangiarmi con gli highlights perché bordelli che sono successi questo weekend lasciamo stare però effettivamente è tanta tanta roba tanta roba è la, la battaglia ho visto un attimo che Alberto Coccoli si è abbonato con Prime grazie Alberto okay, grazie Alberto l'immaginetta lì devo capire un attimo si è sentito il suono? sì, sì si deve essere sentito, ok ma io non l'ho sentito però ah, io, esatto, sto io ce l'ho proprio con Streamlabs quindi ah aspetta c'è anche un commento di Lollo quando l'autore di Suzuka 2009 ha deciso di panchinare Toprak si sono scavati un po' la fossa a prenderlo in cavo ufficiale al momento Ray avrebbe, avrebbe meno problemi visto che pure Toprak avrebbe lo stesso cancello eh, sì, eh sì, 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 sì effettivamente non è stata una bella mossa per Kawasaki però è stata una bella mossa per noi che adesso abbiamo un rivale di Ray con i controcoglioni sì, certamente. Poi, appunto, questo weekend aveva fatto l'amplain, le aveva portate a casa tutte sì. e tre. Poi c'è stata la penalità che, allora, effettivamente, penso che a livello regolamentare... Eh, è, è giusto, ci stia. L'unica cosa è che io non riesco a capire come si faccia a dare la penalità. Cioè, un conto, sai, arrivi al parco chiuso può essere che ci voglia un attimo, ti penalizzano e va bene. Cioè, ma la penalità è arrivata addirittura dopo gara 2. Sì, sì, ci lamentiamo della assurdo, direzione gara cioè... della di MotoGP, però si vede che sono cugini, perché <ride> anche, anche Superbike fanno un po', fanno un po paura, eh, perché voglio dire, è, era super evidente, cioè me ne sono accorto anche solo vedendo gli highlights, no? del, del fatto che abbia toccato il verde. Poi, che non ci abbia guadagnato nulla, è altrettanto vero perché addirittura l'ha superato Ray proprio in quel punto. Però, minchia, quattro ore dopo. No, ma infatti, possiamo stare qua a discutere sulla regola. Certo. Mica regola, però, qua ci rifacciamo anche a tutto quello che succede in MotoGP. Va bene, diamo per assodato che questa regola qua c'è e quindi va rispettata anche se sti sensori, sti sensori qua che rilevano se hai toccato il verde oppure no mettiamo che questa regola c'è, cioè, esiste, non ci possiamo fare niente, ci rompe le palle, non ha senso, ma c'è però secondo me è ingiustificata questa, questa azione della direzione di gara, questo ritardo no, clamoroso per me è assolutamente e ringrazio un... solo un attimo Luca che si è abbonato anche lui con Prime per il terzo mese è grazie Luca mm. a proposito spe, vogliamo farla adesso quella cosa che ti dicevo l'altro giorno se riesco Così poi, mica che, che scappano, che roba, vediamo se riesco a farla da qua subito. Che ragazzi, c'è, visto che stiamo in argomento Twitch con gli abbonamenti, ho scoperto, noi come sempre lo diciamo, siamo sempre nuovi di queste cose: ho scoperto che si possono dare dei badge particolari, delle. Come potremmo definirle? Non so come degli stem, sì, so, degli degli stemmi... su, per quanto riguarda sì. la, um, voi che ci seguite, no? e quindi adesso, aspetta, vediamo se riesco a... ad andarci. Ciao c'è una sorpresa, eh. vediamo se gestione dei ruoli. Eccoci qua. Io guardo un paio di commenti. Appunto. Lolo scrive: La penalità è arrivata dopo perché c'è stato il reclamo di Kawasaki. Durante la gara nessuna direzione si ne era è accorto, per come l'ha spiegata Carlo Baldi, è stato dovuto ai tempi burocratici. Ma poi il re è 300 in piena adrenalina mentre pensava a Carlo, come minchia, ha fatto ad accorgersene. Allora, sono d'accordo con il commento di, di Fusilli, però probabilmente hanno sensibilità, perché effettivamente appunto è girato anche questo famosissimo video del parco chiuso dove Sembra mm, che sia andato subito a segnalare al suo uomo la cosa, e sì, nel senso, è vero dei tempi burocratici, il reclamo e tutto quanto, però comunque è brutto così, cioè, secondo me, cioè, andrebbe definito un tempo in cui fare reclamo. Cioè, nel senso, la cosa che dico io è che bisognava fissarsi come minimo gara 2 c'è inizio di gara 2 come deadline per decidere una penalità se, se proprio non si riesce a farlo post gara perché non se ne era accorto nessuno. Quindi, probabilmente, non lo so. In Superbike non avranno i sensori che rilevano queste uscite sul verde. E... Però, così è brutto anche per... perché in una situazione dove magari uno si gioca al mondiale, cioè arrivare a gara 2 con una vittoria per l'amore del cielo, poniamo che. Eh, la cosa fosse successa in gara 1 e non in Superpole Race. No, vabbè, oddio. In okay. verità non è possibile perché da un giorno all'altro spero che effettivamente si possa. Però, comunque c'è cioè, qualche punto di differenza. Se ti giochi il mondiale, qualche punto di differenza può fare, esatto, ma poi può lì fare lì tanto. la regola tra, è successo in superpole race. Cioè, se lui davvero doveva arrivare secondo, doveva partire secondo nell'altra gara. Quindi, teoricamente è falsata anche la partenza della, della terza gara Manicur. E appunto per questo, cioè, dopo è, è complicato, secondo me, ci possono essere i tempi tecnici, ci può essere una segnalazione che viene fatta dopo, però a questo punto piuttosto non lo so, non andrei a snaturare quello che è successo in gara, ma Vedendo che questi tempi sono lunghi, andrei a dargli una penalità a gara esatto, dopo piuttosto per fare dire: del genere, non me. lo so. Ti scalo di una posizione, cioè si può decidere una roba sì, del cioè, genere, comunque. Devi trovare un altro modo, secondo me. Perché, comunque, ormai cioè nel senso, è partita la gara dopo. Quindi, sì, teoricamente, tu dici la regola è quella, quindi basterebbe togliere di una posizione. Però, boh, e poi fa ancora più incazzare perché. Appunto, così diceva. No, scusami. Eh, Lollo diceva è arrivato dopo perché c'è stato il reclamo di Kawasaki dalla gara nessuno se n'è accorto. Però mi, nessuno se n'è accorto, in MotoGP eh, stanno lì a contare quante volte vanno durante la gara, una cosa così clamorosa che ho visto io mentre guardavo il duello, cioè io ero concentrato sul duello, non stavo pensando al fatto ah sì, poi eh, questo è il punto, devo, devo capire dov'è che è andato fuori. Cioè l'ho visto proprio e, e non ci arrivano loro che sono eh, addetti a fare quella cosa l'unica cosa che devono fare N non capisco tutto questo ritardo i tempi burocratici non me li spiego cioè ci stava che lui vinceva andava al parco chiuso è arrivato al parco chiuso diceva no guarda abbiamo appena controllato adesso sei secondo cioè aveva molto più senso così sì questa è diciamo la soluzione ideale secondo me se proprio non si riesce ad andare nella direzione che hai detto te che sarebbe ovviamente la mia si può procedere per penalità nella gara successiva nel gran premio successivo non lo so, in qualcosa che viene dopo te dici non siamo riusciti a individuare la scorrettezza durante la gara io mi fisso un tempo oltre il quale la penalità eh sì, te la sì, do la gara successiva se no, è... cioè, nel senso hai anche un e campionato che, che si basa sui risultati della Super Bowl, Cioè, una, una gara eh. che si basa su come sei andato prima allora Devi rifare la, cioè, nel senso, c'è qualcosa che non va anche nella gara dopo Infatti, non lo so, non, eh, adesso ne parliamo. In Superbike ci sono tre commissari e due camion ogni volta. Non è come nella GP no. dove c'è una commissione Vabbè, fissa. Però quello che c'è sempre è un po' l'occhio più sveglio, dovrebbe avercelo, no, più che altro perché, appunto, cioè, puoi anche snaturare la strategia di qualche pilota mm, e comunque sia, secondo me, eh, può cambiare. Effettivamente, quello che fai nella gara successiva, se appunto sei lì che ti giochi il mondiale per qualche punto, perché diventa una cosa pesante? Appunto. E vabbè, comunque, che stavo dicendo prima: eh, la vedo che l'hanno capito anche. Eh, sia Fusili che, che Lollo, praticamente abbiamo voluto dare un, un premio, un riconoscimento a appunto voi due che siete i due che ci seguono di più, che ci stanno un po' più eh, a cuore, che ci tengono di più le nostre live, diciamo. E quindi insomma mi, ci faceva piacere premiarvi, tra virgolette, con questa cosa qua, eh, alla fine eh, eh, dovrebbe essere una. Sempre perché stiamo cercando di capire anche noi, è una roba che vi fa essere tipo dei donatori, cioè tipo dei iscritti abbonati. Quindi potete anche eventualmente, se faremo mai delle chat solo abbonati, piuttosto che eh, voi potrete scrivere lo stesso. Insomma, ci sono delle piccole chicche di questo tipo, però insomma, è più una cosa. Secondo me, è più siamo, una roba siamo, tra siamo amici, un cantiere diciamo, aperto, vi ringraziamo <ride> per, per il supporto. Ecco. Quando avrete follower a 5 cifre potete dire c'era dall'inizio. Esatto, tu, tu trai, potrai farlo, quella infatti, è l'idea, ci piacerebbe è... molto... Appunto, che una si, volta... Di arrivare alle 5 cifre, magari un si numero... ancora Quando saremo a 5 cifre.. Cioè, lo, lo so che è brutto da dire, però mm. sai, magari arrivi, Non so, 10.000 iscritti, dici... Se, gli iscritti nel senso sono tutti, cioè siamo tutti uguali, no? Però è ovvio che voi che siete con noi dall'inizio cioè siete su un altro piano nel senso sarete sempre i super eh beh, esatto. sostenitori in di cascoso quindi cosa, cosa, ci faceva molto piacere quando ho scoperto che si poteva fare vabbè raga allora subito tra l'altro sono limitati cioè più cresci più te ne danno però tipo in questo momento possiamo darne massimo 10 per esempio quindi siete i primi due ad averli top niente quindi questa era una piccola roba che ho detto visto che l'altra volta ad esempio mi pare Lollo era andato via prima ho detto merda poi come, come faccio se <ride> se va via non riesco a dirglielo in diretta quindi L'abbiamo detto adesso. Tornando invece al discorso della direzione gara, davvero, cioè, è, un, è un dispiacere perché alla fine tu guardi i, i fatti, guardi le regole e dici, beh, effettivamente doveva andare così. Cioè, effettivamente lui sarebbe potuto secondo, poi partendo secondo avrebbe probabilmente vinto anche quella dopo, quindi non sarebbe cambiato niente. Però per logica e per principio... Non, non è molto carino come. Non, non ci fa una bella figura fare una cosa del genere. E poi, come dicevi, te, se no. pensa fosse stata per la lotta proprio al titolo: cioè la, la gara 2 è, sarebbe infatti... stata vissuta in maniera completamente diversa. Sì, anche da Ray! Eh. Assolutamente. Ma sì, sì, ma ovviamente la cosa poi cambia eh, per tutti e due i piloti. Chi è davanti, magari si può permettere di dover gestire meno, chi è dietro, magari. Eh, come dire più motivato perché vede quello davanti un pelino più vicino sono queste cose qua cioè che comunque cambiano molto la dinamica se i piloti sono vicini se ci sono 60 70 80 punti di differenza poco cambia però secondo me per tutelare comunque la precisione delle gare dei campionati serve eh, prendere delle decisioni tempestive perché è, appunto è un po' come se non lo so, vai a giocare una, una partita. Adesso, col discorso del VAR, per esempio, si è andati in una. nel calcio ovviamente, si è andati in una direzione dove l'episodio è diventato centrale, cioè il VAR è effettivamente diventato un giudice molto importante che può avvalorare oppure screditare quello che ha scelto l'arbitro. È un aiuto in più. Quello che mi dico io, cioè, secondo me nel motociclismo queste cose qua devono essere essenziali perché uno sport dove si va a 300 all'ora e ci sono dei rischi non indifferenti, non può permettersi di mandare in pista dei piloti che non sanno bene per cosa stanno lottando. Poi la ingigantisco un po' la situazione, però c'è cioè un mondiale lo puoi perdere anche per un punto e trovarsi in una gara dove magari semplicemente puoi lottare per il secondo posto senza dover per forza attaccare, non lo so in questo caso per dire Razgatioglu, cioè Ray magari dice io con 20 punti sono sicuro di vincere il mondiale, chi me lo fa fare di prendermi il rischio e invece magari Toprak dall'altra parte dice boh, io sono costretto a vincere e sperare che Ray faccia terzo. C'è una dinamica certo. del genere per dire cambierebbe tanto l'approccio e la strategia di una gara, che quindi sarebbe come dire, non dico falsata però è ovvio che secondo me c'è una cosa, da, i tempi sono comunque da rispettare, se su questa eh, situazione si è andati così troppo lenti deve essere un qualcosa che andrà a migliorarsi più avanti, cioè per, me non è, cioè per me tu quando parti in moto, quindi al via di gara 2 in questo caso, devi essere sicuro che la classifica rispecchia la realtà. Sì, esatto. Anche perché noi siamo tutti felici e contenti perché la gara 2 è andata bene, uh, Toprak ha vinto. Ray è arrivato secondo. Tutti contenti a fine gara. Ma se appunto Ray non fosse stato il pilota di esperienza che è, che vede un Toprak che vince due gare consecutive tra l'altro, una all'ultimo all giro, all'ultima curva, cioè all con un ultimo sorpasso quasi proprio sul finale, e magari preso dalla smai di dire no, no devo batterlo a tutti i costi, a tutti i costi, cadeva. Sì, poi gli davano la vittoria nella Super Bowl Race, però aveva perso una valanga di punti in gara 2. Quindi come la prendeva? E dovevate dirmelo prima, cioè sarebbe cambiato completamente tutto il contesto. Adesso perché è andato bene, però effettivamente come stavi dicendo te, sarebbe andato a andare molto peggio. Ah, ma certamente, ma infatti ti dico io sono di, di quest'idea qua ah, come dice uh, Fusilli se fosse successo in MotoGP scando su tutti i giornali anche figurati se fosse, fosse successo in italiano non parliamone. Questa, ah ma certamente <ride> però quel lato lì insomma è stato un po' cioè mi ha ricordato un po' la situazione di MotoGP in tanti frangenti però la MotoGP in tanti frangenti ha creato spettacolo qua sì, puoi creare spettacolo, però effettivamente è brutto. Una volta che eh, un, tuo, cioè un pilota vince tre gare, il campionato si è indirizzato in un certo modo: te gli vai a togliere la Super Bowl Race, quindi dei punti in campionato, e quindi i giochi non, non è che vengono stravolti, perché si parla di differenze di punteggio non eh, insormontabili, però comunque. Eh, uno ci deve ragionare, poi ovviamente noi abbiamo portato tutto all'estremo dicendo Sì, sì, sì. Fossimo all'ultimo round, la situazione fosse di un Topra e un Jonathan vicinissimi col punteggio, ovvio che te poni queste situazioni all'attenzione e dici ok, fin quando siamo in una gara di mezza estate ci giochiamo cinque punti così, uno ci può anche passare sopra. Però ripeto, i mondiali si possono vincere tranquillamente con un punto in più dell'avversario. No, no, ma poi c'è. Insomma, in questi casi la regola deve valere in ogni tipo di situazione, anche quelle estreme. E quindi, se una, un, un avvenimento così all'ultima gara sarebbe stata una tragedia. Quindi, è giusto che si sottolinei come bisogna lavorare meglio in direzione gara. Poi, per carità, oggi effettivamente è andata bene, meno male, cioè oggi, ieri, però. Occhio per le prossime, comunque Lollo. Si sì, sì, assolutamente. Se riesce a fare qualche, gi sì, qualche giro, qualche foto di Barcellona, volentieri le pubblichiamo su Instagram. Poi, più che volentieri, alla grande. Poi c'è Raffaele. Ciao, Raffaele. Ciao, Raffaele. Ragazzi, io sono d'accordo su quello che ha detto Locatelli sulla penalità di Toprak. Non è bello dare la penalità a un pilota tre ore dopo la gara. Ecco, che quello che stavamo dicendo, eh, se... sì, poi vabbè, sì. Locatelli l'ha proprio buttata sul ma non ha guadagnato niente, la regola è stupida, però effettivamente la regola c'è, quindi stupida o no? Eh, che devi sì, far... sì, come dicevamo appunto all'inizio live eh, per Rafael che magari se l'è perso, cioè, ponia... noi diamo per scontato che questa regola sia, eh, no, non ci sia modo di cambiarla, che ormai la, la diamo per, per certa, la dobbiamo accettare anche se effettivamente... Come dici te, come ha detto Locatelli, come penso anch'io, non è che Toprak abbia guadagnato chissà che roba, però sta regola esiste, ce la dobbiamo fare una ragione. Certo è che tutta la situazione, per come è andata, non è stata proprio piacevole per Toprak, in primis, perché eh, ha vinto e come sottolineavamo eh, in questa parte di live, appunto, ci dovessimo trovare in una situazione dove il Punteggio è veramente. Cioè la differenza di punti è veramente minima e ci si gioca il tutto per tutto, possono cambiare le dinamiche, possono cambiare le strategie. Magari uno dei due piloti è portato a rischiare di più e chi lo sa, eh, magari cioè, possono succedere no, mille certo, cose. Certo. Ecco. Ma poi ehm, cosa volevo dire? <ride> Ho perso il filo, incredibile! No, <ride> volevo dire, cioè, una cosa intelligente da dire. Cosa è che stai beh. Tu vabbè comunque dice, di non ci devi cielo. pensare eh no, perché se, se ci pensi non ti viene in mente <ride> comunque Lollo scrive um, mi sono accorto ora solo che Fusile Ragù era eh, da leggere Fusile Ragù leggevo... <ride> Fusile Allo sì, vabbè detto. ci so um, tra l'altro Locatelli sta facendo una Stagione della Madonna anche se tra un po' ci mandava il creatore Van Der Mark ah sì, l'ho visto e, um, Sì, Locatelli è abbonato al quarto posto diciamo che è una buona stagione è ovvio che Uh, io cioè, da parte mia credo tu, che, tu si, che, si, che si possa valutare molto positivamente la stagione di Locatelli è vero che è quarto però davanti per esempio in gara 2 c'erano Ray Razzgatioglu Razz Ray e Redding per dire quindi stiamo parlando sicuramente dei tre piloti che sulla carta erano in lotta per il mondiale già dall'inizio anno magari Ray e Redding più di Razzgatioglu però, Locatelli, secondo me, è un buon risultato essere dietro no, a loro, soprattutto perché è la sua prima stagione in superbike. Quindi eh, direi che è più che positivo. Ovvio, adesso c'è da colmare, anzi, non da colmare, perché c'è da fare lo step in più e lo step in più vuol dire stare là con loro, che probabilmente è lo step più difficile in assoluto. Sì, sì, anche perché, come sottolineavi tu prima prima della live vedere come Toprak abbia rifilato tipo due secondi in un paio di giri a Ray cioè se già vanno così forti possono calare fuori cose di quel tipo lì insomma star stare al loro sì, sì, livello mi... oh, è tosta mi ha impressionato come in gara 2 Toprak alla fine è... abbia mantenuto un ritmo allucinante e Ray insomma non ce l'ha fatta e per tornare al commento di Fusilli, stagione ottima ma arrivare quarto ogni gara per lui penso sia un po' frustrante. Sì, secondo me lavorerà molto sul fattore psicologico del dire ok io sono quarto, sono il primo degli altri quindi posso raggiungerli. Esatto. Cioè secondo me si starà concentrando più sul fatto di dire loro tre per adesso sono più forti di me. Però, già il fatto comunque di essere dietro a loro per me è un buon punto di partenza. Sì, anche secondo me. Comunque sai di essere già a un ottimo livello, considerando che non sei lì da tanto. E poi, tra l'altro, ha la stessa moto di Toprak, no? sto dicendo una cavolata. Moto identica, no? Sì, 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 il team, okay. sì. Sì, 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 Quelli, come sì. Quindi, certo, certo, ho anche sì, gli sì, stessi sì. mezzi. Se credi in te stesso e hai il manico, secondo me, hai tutte le carte in regola per Magari non in breve tempo, però comunque hai già tutta questa stagione e poi la prossima stagione magari certo. appunto almeno battagliarsela ogni tanto, calare certo, qualche certo. vittoria e chissà poi. La cosa che volevo dire prima era che comunque secondo me alla fine della fiera, per carità, dovesse perdere il mondiale per 4 punti, Toprak maledirà quella Superpole per il resto della sua vita. Mm. Però in realtà lascia la Francia... Cioè, galvanizzato alla fine, secondo me ha detto mica. Io l'ho bastonato a Ray, cioè gliele ho date di santa sì ragione, Ma punto. sicuramente, ma io, per esempio, c'è GP1 ha pubblicato il video appunto di Ray che diceva al suo uomo della, scavallamento del scavallamento della linea bianca. E forse adesso non so se l'ha pubblicato, se era proprio Scalera o qualcuno. Comunque, di GP1 l'ha messa un po' in un tono polemico, come per dire Ray. Cioè, lascio a voi ogni commento, c'era scritto come per dire che Ray si sta attaccando a queste robe qua, ma io fossi Toprak, cioè, sta roba qua mi, mi darebbe una carica della Madonna perché dico: cioè, Guarda, Ray non ha esitato un attimo, ma giustamente cioè, Ray deve fare il suo certo. gioco. Eh. Non è che io, certo, è ovvio che se ti becca la telecamera. Uno dice cazzo sei talmente così tanto forte che vai attaccarti a attaccarti queste robe qua, però Ray sta facendo il suo gioco, cioè lui il mondiale lo deve vincere, se vede la penalità di un avversario la segnala, però io fossi Toprak direi cioè guarda te io ho messo in ginocchio il, il dio, padrone bro. assoluto della superbike, cioè lui è come dire è costretto anche ad essere attento ad ogni minima possibilità che io commetta un'irregolarità. Quindi questo vuol dire che gli, fa gli faccio paura, cioè che sa qual è il mio potenziale, sa che io posso batterlo e vincere il Mondiale. Assolutamente, infatti è, è tosta adesso per Ray. Poi leggevo anche cosa, cosa aveva detto, le sue dichiarazioni così, e, e l'ha proprio ammesso. Io sono anche riuscito a vincere i Mondiali con la costanza perché vedi il caso Bautista ad esempio, con tutte quelle vittorie, poi addio per la seconda parte di stagione, quindi a Rei è bastato essere costante e vincere le gare quando non le vinceva Bautista per batterlo, e fa con Toprak però non basta, perché anche se sono costante è costante anche lui, quindi serve fare uno step in più, e... ed è forse la prima volta da quando è diventato il padrone assoluto che si trova un avversario così, così ostico, così in grado di bastonarlo. E, e che non ti dà l'idea di farlo come era magari per Bautista che sembrava quasi più il merito della moto che, de che del pilota, no? Dice minchia ma questa Ducati certo, è sì, inarrivabile questa sta Ducati di qua, sta Ducati di là, qua si fanno sempre solo i complimenti al turco e quindi eh, cioè, fa, fa molto più piacere, ci dà veramente un duello di due personaggi fortissimi, chiaro, eh, Ray quest'anno ha una moto nuova, hanno ancora mi pare 500 giri in meno, se non sbaglio, sì? Sì, 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 quindi comunque parte svantaggiato, tra virgolette, anzi da un certo punto di vista anche veramente rispetto alla concorrenza, e quindi avvalora ancora di più quanto sia forte. però non si può negare il talento di Topra. Che e in generale non si può negare che adesso sta veramente diventando interessante il discorso proprio di, di, di rivalità, di, di, di bellezza di, del boardare le gare in Superbike ma anche perché appunto quello che dicevi poco fa di, di Ray che dice di Toprak che è un pilota costante, cioè io vedo molto di, di Ray in Toprak cioè vedo proprio un personaggio molto simile a lui cioè comunque sembra molto impostato anche a livello mentale perché per lottare con uno come Ray non è che te la puoi fare addosso subito, quindi sicuramente ha dentro di sé anche una forza caratteriale importante il talento e cioè, lo vedo proprio come pilota che può prendere il posto di Ray o comunque essere un suo avversario fortissimo perché Ray si trova a doversi confrontare con un se stesso che guida la Yamaha, più o meno, eh? cioè, si assomigliano alla fine globalmente, non sto parlando di stile di guida, o certo. sto parlando in generale di pilota, quindi a livello caratteriale e a livello di gestione della pressione. La tua fotocamera niente, no, non ne vuole sapere. Ne vuole di Però, di stare ragazzi, con forse me. sono riuscito a trovare <ride> chi me la compra. Quindi, se, se faccio cassa, cambio subito e mi, mi metto Molto al pari con bene. Alessandro con la sua Sony. Che... Ciao, Sony, se ci, <ride> si se segui siamo qui eh nel caso dai dacci due <ride> fotocamere o se no puoi ridarmi anche i soldi della mia la considero come un regalo <ride> comunque leggete un attimo i commenti la Kawasaki sembra faticare parecchio certo. in staccata con gomme usurate ad inizio gara la Kawasaki riesce a reggere il confronto ma Toprak e la Yamaha hanno fatto uno step in più è e' la gara è un certo. e Giustamente vince Fusili ad oggi due gradini, i, i primi due gradini sono intoccabili, Redding è più vulnerabile, l'abbiamo visto un po' di ups and down, un po' troppi anzi, visto considerando comunque che Ducato ufficiale ha fatto, fa vedere cose bellissime e poi in altre gare proprio o cade o sparisce in generale non riesce a mantenere il ritmo. Infatti sarà interessante lo switch. Eh, Anzi, non è proprio uno. Perché redding dove va in BMW va in BMW. Il redding invece, va in BMW. Eh, sì. Bautista torna in Ducati. Bautista, e su torna questo in Ducati. lollo. Dice: tanto, se Alvaro il prossimo anno torna a essere il 30 carne del 2019, saranno problemi pure per un top Toprack informissima. Avevo controllato alcuni tempi di gara del 2020 e i tempi totali di Alvaro erano più bassi. Eh sì. Quindi, ma infatti, Speriamo. io credo che una. Una delle cose più senza senso che ho visto nelle ultime stagioni di MotoGP e Superbike è stata la separazione tra Bautista e Ducati in Superbike. Cioè è vero che la seconda parte di stagione di quell'anno dove Bautista era partito fortissimo non è stato per niente esaltante. Tanti errori e il vantaggio che aveva nella prima parte di stagione. Però comunque... Cioè, forse è il pilota Ducati che aveva messo più in crisi Rey, sì, sì. cioè Redding c'è stato anche l'anno scorso, però è sempre quell'esserci non alla Rasgatioglu, cioè Rasgatioglu oggi, se ci guardiamo in faccia, possiamo dirci è in lotta per il titolo, ma veramente cioè, questo lo può vincere, veramente può battere Rey. Redding dicevi sì, pilota da titolo, però non c'è mai stata quella convinzione, non ha mai proprio fatto vedere di poter essere superiore a Rey. Sì. Cioè, e magari stando davanti uno diceva sì, però Ray è lì attaccato. Invece adesso con Toprak davanti uno dice: E eh minchia, però Ray deve far fatica per batterlo. Scusate, esatto, si può dire che quest'anno i due favoriti, ormai praticamente gli unici in grado di vincere il titolo, sono loro due. Quando si trattava magari di Redding, era più un Ray è il favorito, però Redding potrebbe essere da titolo. Cioè era più que questo più o meno il paragone. diciamo. Bella frecciatina di Fusilli che dice: In Superbike c'è la rivalità, in MotoGP manca. Effettivamente è vero. Beh, c'è cioè, sì. tanto spettacolo in MotoGP dall'anno scorso, ma manca una vera rivalità. Non abbiamo quei due tre piloti che effettivamente si danno a tutte le gare o quasi per come stanno facendo qua in Superbike per vincere perché abbiamo un Quarta Raro che li sta tritando male. E, e l'anno scorso invece <ride> era una Royal Rumble dove non si capiva un cazzo. E, e no, succedeva, comunque. Succedeva. Lollo e Fusilli, i nostri top fans di Casco Rosso, secondo me hanno centrato il punto del discorso. Lollo dice: il primo Ducati, che è un po' come le Michelin della MotoGP: hanno una finestra d'utilizzo ridottissima, se Zecchi vai fortissimo, che è, è un vero. po' anche quello che dicevi te prima, Diego. Se ci sono le condizioni e tutto va bene, la Ducati con Redding è un missile. Eh, però è, è come quella sensazione, infatti mi riaggancio un po' a quello che dice Fusili nel commento dopo. È un po' come Vignales: c'è cioè il confronto Redding-Vignales con ci la sta Ducati. Eh, vero. Ci sta perché alla fine, se ci pensi, Vignales è uno che l'abbiamo visto fare delle gare veramente fighe e poi, e poi delle gare dove è sparito completamente in un modo imbarazzante. Una differenza di, di, di potenziale incredibile e quindi cioè, secondo me questo qua è il punto la Ducati non riesce a dare costanza di prestazione con il redding nel senso se ci sono le condizioni va tutta la grande possono essere dei fulmini non li prende nessuno se c'è già qualcosa che non è a posto ecco che arriva eh, il cambio di, di, di prestazione non vediamo un redding anonimo una Ducati che non riesce a starla davanti e qua ci rifacciamo al discorso sulla Costanza. Ducati non ha Costanza, ma credo già dai tempi di Davis, cioè Davis l'abbiamo visto tantissime volte fare delle grandissime sì, gare altre... e altre dove dici: Ma non è possibile, cioè, uno che lotta per il mondiale, comunque, in ogni caso, deve essere sempre lì. cioè per dirti il risultato che ha fatto Reckling in gara 2 doveva essere un risultato come dire lo porti a casa in una domenica dove le cose vanno storte. Se vuoi. Puoi stare attaccato al treno mondiale, se dici eh, non è andata bene, dai, uno ha vinto, l'altro è arrivato secondo, per io sono arrivato terzo, non iniziare ad alternarlo a cadute, risultati dove vai fuori dalla top ten o comunque dopo il quinto posto, cioè così diventa veramente difficile. Sì, sto guardando adesso i risultati tipo di Chaz per controllare, effettivamente tantissimi podi, ma anche ottavi posti, sesti posti, ritiri, cioè quel genere di cose che Ray non ti perdona. Addirittura nel no. 2016 è riuscito a arrivare terzo con le ultime sei gare vinte consecutivamente. Davis, perché aveva qualcosa come tre ritiri e diversi piazzamenti fuori dal podio, mentre a Ray è bastato essere sempre sul podio praticamente per vincere. E eh beh, sì. E questo qua è la cosa che poi alla fine di tutto fa la grandissima differenza. Fa, fa una differenza della Madonna perché la costanza come i discorsi che abbiamo fatto anche sulla MotoGP la costanza verso l'alto ti premia sicuramente l invece l'andare su e giù fare troppi up and down in ogni caso anche se le tue prestazioni up sono migliori di altri che sono costanti però le tue down ti trascinano veramente in basso eh, c'è poco da fare infatti i loro due adesso sono quelli che sono più costanti verso l'alto e e hanno fatto il vuoto sia in gara che in, quali, che in classifica. Oh, pronostico a pelle top 5 Aragon eh, chiesto da Fusilia Ragù. Come la mettiamo? Ciao, Anto comunque, buonasera a te. Ciao e tosta, tosta. Perché non, non riesco. Sinceramente, non so neanche come faccio ancora nel Fanta GP, ma eh, è ultimissimo. Dura, dura perché probabilmente siamo tutti più o meno sulla stessa barca. Si viaggia a botte di culo. Beh, allora certamente... Lo, lo sto un attimo pensando e devo completare il quarto mm. e il quinto. Direi quarta raro ancora. Non mi sento di, di premiare... Cioè più che altro mi sentirei magari di pompare un attimo sulla Ducati, però quarta raro è costante, sbaglia poco, mediamente veloce su qualsiasi pista. Io lo vedo favorito anche a Aragon. Sì, anche secondo me. Poi, per scendere, non lo so, potrei vedere bene le Suzuki, magari anche se di motore eh, Aragon comunque ha un rettilineo lunghissimo e tutto quanto, però abbiamo visto che eh, la, la Ducati non è mai riuscita ad approfittare di questo, che potrebbe, tra virgolette, essere un piccolo vantaggio. Quindi direi Quartararo, do fiducia a Bagnaia, metterei... Bagnaia Miller, le due Suzuki per il podio e Martin. Allora sì, metterei sicuramente nelle prime cinque posizioni ci finiscono Quartararo, eh, penso due ducati, due ducati su tre. Ok. Quindi metterei... Allora Zarco lo vedo abbastanza fuori dai giochi perché mi sembra che ormai abbia definitivamente perso un po' la bolla. Sicuramente Bagnai ha molta voglia di riscatto e di dimostrare, quindi ti direi che sicuramente due tra Miller, Bagnai e Martin possono tranquillamente giocarsi il podio e vedo bene le, le due Suzuki di rimessa subito dietro, quindi potrebbero essere da quarto o quinto posto. Allora, secondo me, cioè, analisi impeccabile, cioè, siamo più o meno sullo stesso, sullo stesso pensiero, però se ti vuoi giocare la bolla, Fusilli, ascolta me. Aragon primo <ride> Rins secondo Quartararo, terzo Pole ciao l'ho detto finisce così possiamo questa, eh, questa non è, questa non sarà è un altro riquadrino per quando si avvererà chiaramente eh, tendenzialmente non mi sento ancora di, di dar fiducia a markets cioè lo vedo ancora come dire non completamente a posto fisicamente barra anche a livello di Presenza che ha ad oggi in MotoGP, cioè anche l'errore dell'ultima gara, secondo me dovrebbe stare un po' più tranquillo e pian piano tornerebbe sì. lì davanti. Che, Ovvio. Tipo l'anno scorso è stata la pista dove è esploso anche Alex Markets. Eh. Quindi mica, mica cazzi, sì. sì, quello sì, quello è vero, però comunque quest'anno. Su Quarta Raro penso che non ci sia proprio ombra di dubbio. Cioè, secondo me no, vabbè, non, non, non ce n'è. Nel senso, no, non puoi metterlo mi piacerebbe fuori porta, magari vedere qualunque previsione. Mettere un, una, una Ducati davanti, quello mi farebbe sicuramente piacere. cioè Mi piacerebbe magari vincesse Bagnaia, ci spererei. Eh, però, effettivamente, in questo momento. Ha troppo senso mettere quarta raro sempre vincitore, perché, mediamente, è quello che ti può garantire la più alta percentuale di riuscita nel, nella scommessa. <ride> Infatti, ormai per cercare di rimontare dalla mia ultima posizione, cerco di, di essere più safe che posso, senza fare più le follie che facevo all'inizio, ma non c'è verso comunque. Perché poi succede sempre qualcosa che mi stravolge le, i piani, vedi bagnaia. La Sai sua cosa? Volta. Servirebbe servirebbe un tocco di. Di estro magico, tipo quello che ho fatto l'anno scorso quando ho azzeccato il terzo posto di Rossi a Jerez, esatto. che sono quelle robe che ti danno pam, la botte, ti mandano in alto a livello di puntata. Esatto, punti. esatto. Eh, bisognerebbe, però non mi, non mi riesce quindi mi accontento di quello. Eh, io, io, sono sulla stessa linea di Fusilli, cioè Marquez è difficilmente interpretabile perché ha vinto il Saksaring e poi non ha più portato a casa punti. Secondo me, Marquez in questo momento deve portare a casa dei punti sì, purtroppo, boh. e io, io preferirei finisse cioè metti che fossi io markets direi ok senti ho capito che quest'anno posso vincere solo in determinate occasioni se tutto gira bene però è ovvio che continuare a cadere o comunque continuare a non portare a casa dei risultati che per te sono insignificanti cioè... sotto al... Cioè, sì, sono abbastanza insignificanti perché sei il dominatore, eri il dominatore da MotoGP. Però dico, intanto inizi pian piano a ritornare a casa perché cadi una, cadi due, un cadi tre. anche le probabilità Comunque... di farti male di nuovo, eh, nel senso, è proprio il massimo. Eh, infatti, ah, c'è Lollo che ha fatto un commento che probabilmente puoi, a, a cui puoi rispondere meglio te, perché già ho letto un mano braccio e no, mi sono perso lì, non ho più capito niente, no. <ride> eh... No, me lo so, sopra Aragon Pista Onda di fusilli Ah, ok. Tra l'altro, la Ducati, livello ingegneristico, è la più strana. Forcellone, monobraccio e telaio, non telaio. Forse in superbike conviene soluzioni più banali ma efficaci, visto che poi si può agire poco sulla moto rispetto a GP2, si può stravolgere in mezzo. Beh, sicuramente Ducati con il monobraccio ha fatto una scelta molto, molto personale come, e qua mi riaggancio per, per rafforzare quello che dici, come la soluzione, per esempio, del, del motore portante in MotoGP. Cos'è il monobraccio per Ed è ignoranti come me? Il monobraccio praticamente hai la gomma, allora il forcellone della MotoGP è sempre una forchetta, quindi un bibraccio, okay. la gomma sta in mezzo. E quindi praticamente il monobraccio hai semplicemente una parte del forcellone cioè non hai la forchetta hai semplicemente un braccio che fa girare la ruota ah, ok ok cioè... e che è una soluzione che eh, hanno solo loro per, perlomeno in superbike hanno solo loro, poi vabbè su moto stradali eh, credo che non siano gli unici ad adottare questa soluzione perché mi sembra, forse non so, non vorrei dire una cavolata ma forse anche la MV Agusta monta il monobraccio comunque no, non credo sia l'unica è ovvio che questa cosa non lo so sicuramente è la moto più strana io esprimermi proprio nel dettaglio non lo saprei dire certo è che la storia almeno basandoci sulla storia dimostra che ehm, le soluzioni classiche sono le migliori l'andare un po' contro corrente non ha quasi mai pagato, mi verrebbe da dire KTM. anche in MotoGP, in MotoGP dove la Ducati ha deciso di intraprendere una strada filosofica personale, ma che poi alla fine ha ceduto ed è andato dietro a quelli che erano i progetti vincenti. Eh, KTM per esempio ha anche lei delle soluzioni che porta soltanto lei, però sono meno estreme rispetto mm. alla Ducati. C'è cioè comunque anche come dice Lol, effettivamente il monobraccio è completamente diverso da un bibraccio, cioè lì comunque ci sono delle forze che agiscono: torsione, rigidezza. Adesso io ovviamente non, non sono così eh, qualificato per andare nel dettaglio, però è ovvio che qualcosa di differente c'è e questo qua può portare magari a dei vantaggi in determinate situazioni, perché se no, non credo che Ducati sia ancora così testarda da volerlo usare quindi probabilmente gli daranno dei vantaggi che reputano eh, superiori agli svantaggi questo mi, mi viene da dire per chiudere un po' um, questo discorso però è ovvio che eh, come dire le soluzioni tecniche ce ne sono di, di differenti e tutte hanno vantaggi e svantaggi andare proprio così tanto controcorrente probabilmente io credo e spero che i ducati abbiano fatto Bene, i conti poi eh, anche lì, Ducati, e eh, sono cos'è due o tre anni che ha deciso di eh, fare un motore a quattro cilindri. Prima era una moto bicilindrica che lottava contro i quattro cilindri. Quindi, se parliamo di qualche anno fa, abbiamo un motore bicilindrico con una sol soluzione ciclistica differente. Quindi, il monobraccio era per dire ancora più controcorrente, eh, diciamo. E quindi era ancora più controcorrente. O comunque era un motore completamente diverso che però. Aveva degli svantaggi e dei vantaggi, perché comunque l'abbiamo vista andare forte la Ducati. E così come in MotoGP ci sono le, per esempio tante concezioni di motore, che poi tante sono due, eh, cilindri a V oppure cilindri in linea. È ovvio che tutte e due hanno i loro pregi e i loro difetti, però di base sono molto vicine, perché abbiamo visto il livello della MotoGP nelle ultime due stagioni, abbiamo praticamente quasi tutte le marche. Che vincono, cioè manca solo la priglia. Per il resto, penso che tutti siano in grado di vincere almeno una gara, no, no appunto. Poi, per carità, anche Ducati, magari non a livello di motore, ma a livello di altre cose, se ne è anche uscita con delle soluzioni che sono stati gli altri. Poi a imitare. Vedi le ali, uh, certo. A parte aerodinamica, penso che Ducati sia la pioniera eh. assoluta del, del concetto di aerodinamica applicata le moto quindi comunque dalla loro hanno anche dei, dei buoni progetti quindi forse devo trovare un po' la quadra tra il osare troppo e l'adattarsi cioè omologarsi troppo agli altri un mix giusto certo. Diciamo. certo. io comunque per esempio col, con il pronostico di Raffaele sono abbastanza d'accordo più o meno sono anch'io così no. Quartararo, Martin, Mir, Bagnaia potrebbero essere eh, quattro dei nomi che avevo messo nei cinque, poi su Marquez eh, non lo so, non me la sento, però dai quattro nomi su cinque potrebbero sì, essere ma simili, anche come sì. dice Fusilli che dice Nakagami quarto effettivamente Nakagami è da un po' che non si fa vedere quindi all'improvviso potrebbe <ride> tornare fuori come fa Fadluino di solito eh, ma l'anno scorso se non sbaglio aveva fatto l'Apollo, il secondo era... Non... non era, no Moteghi non hanno corso mi... Mi... no, Aragon, no, mi sembra era... Aragon. Aragon. Aragon che si è steso alla sì, sì. prima No, la terza curva, tipo. Bravissimo. Sì, for... subito, ma, ma subito comunque. si è steso praticamente. Sì, sì. Forse non ha finito sì, neanche il primo Aragon. giro. No, 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 non l'ha finito. Infatti, poverino, mi, mi dispiace. Sì, col... mi, perché mi ricordo che è caduto. Sì, era, non mi ricordo se la prima o la seconda perché ne hanno fatte due ad Aragon. Però sì, era, si era steso male. E è comunque è <ride> vero, cioè, Marquez ormai uno è imprevedibile perché effettivamente ormai dà l'idea di avere le capacità per salire sul podio con costanza. Però vuoi per una cosa, vuoi per l'altra, è sempre a terra o comunque è sempre lontano da effettivamente arrivare sul podio, quindi è un po' impronosticabile, è, è un rischio, ecco, diciamo che se, se uno piace rischiare può giocare la bolla con, con lui sul podio, però in questo momento io non me la sento, diciamo. No, assolutamente, direi che secondo anno scu... Ah sì, ah, infatti Alex Marquez, me lo ricordo, che sembrava essere un po' il... Il momento di svolta, eh, però, effettivamente, dopo non, non è, è stato, stato così. proprio sì. così. Anche se devo dire, alla fine, quest'anno, nelle ultime gare, non sta proprio facendo no, anzi, così carriera. Quindi, magari motivato da, da questa inclusione prestigiosa, magari vuole confermare il trend e, e fare almeno una top five anche ad Aragon, eh? Pu, può, può darsi, insomma. Una cosa seria. Beh, diciamo che comunque sia la Honda ha delle caratteristiche che si addicono. In questo momento non mi so esprimere perché come abbiamo come ho fatto il discorso prima su Markets, vale un po' per la Honda in generale, cioè mi sembrano veramente poco in bolla perché quando si parla di Honda in MotoGP si parla della casa che di base dovrebbe essere la migliore per, come dire, eh, accordo comune. Dettato un po' dalla storia di questo sport. Boy, insomma, Onda è Onda, <ride> sempre Onda. Tra l'altro sarà anche interessante vedere la l'aprillio, eh, perché comunque il podio di, di Alesh sicuramente sarà gasato come una mina. Abbiamo... E poi pista di casa, comunque se eh, Alesh mi sembra se che... Essere... Sì, sì all... anche lui da quelle parti di lì. Cioè... No, lui penso che viva ad Andorra, ma se non sbaglio... Non dovrebbe essere così lontana la pista da Andorra adesso sto facendo una gaff clamorosa. Eh, lo so. Andorra si scopre che in realtà era in America. <ride> <Questo> <ride> senso. E, no, però dico ci sta. Poi arriva eh, sì, anche Vignales, che vedi. credo sia nella stessa situazione. Pure Vignales vedi. dovrebbe essere da quelle parti, no? Ora la sto facendo io la gaff. Sì, è... sì, sì, sì. Anche perché stanno. Vivono tutti lì per la cosa dell'evasione fiscale. Esatto, quindi. Bella, fanno comunella a tutti. Però, no, ci sta. È pista di casa e la priglia che è in un momento molto buono. Come abbiamo come ho detto in, ehm, nello scorso episodio e nella, nella storia relativa dove l'ho chiesto su Instagram, per me ci sta top 10 già di, di Vignales in questa gara. Ma se ci sta top 10 di Vignales, occhio anche ad Aleish perché, chiaramente, mi aspetto di più. perché Insomma lui ha decisamente più padronanza del mezzo del, di Maverick quindi anche Aprilia no, beh, potrà rompere un po' le palle agli altri è un pochettino più lontana però lontana. non è nato. Cioè, per esempio eh, ma devi andare a vedere barci... dove è nato Aleix secondo me ah già Lollo ci dice Lezione di geografia Aragon sta più o meno sulle montagne Al confine tra Catalogna e lo stato di Aragon magari è nato in un paesino lì vicino lui è nato a Grano Grano Granollers. Perché gli spagnoli stanno rivoltando. Uh, abitanti situati nella comunità autonoma della Catalogna. Sì, diciamo che è più vicino a Barcellona. Sì, no, ma Andorra ce l'avevo presente. Non riuscivo, eh, come dire, a, a sistemare Aragon perché non mi ricordavo se era sopra Barcellona verso nord-ovest oppure era sotto, effettivamente è più sotto, cioè più verso... Eh, sud ovest certo. che poi ti dirò un, così un pensiero a caso l'idea che ci siano quattro piste spagnole alla fine per quanto una sia in catalogna l'altra ad argo quello che è un po rompe le balle perché dici minchia quattro nello stesso paese che sbatte però devo dire che tutte e quattro sono piste che mi piacciono per un motivo o per l'altro quindi cioè a te cosa ne pensi le, le toglieresti per fare più diversità tra i paesi eh, Ma il problema è che secondo me non, non si è in grado, cioè effettivamente la Spagna è lo Stato che ha più strutture adatte a MotoGP e Superbike, cioè mi verrebbe da pensare in Italia, oltre al Mugello a Misano, cioè Imola non ci puoi far correre la MotoGP, ma secondo me Imola non ci dovresti far correre neanche la Superbike e altri tracciati di livello non ci sono. Sì per far correre la moto GP a Superbike, Monza, sì, ma Monza non è bello. Mm -hmm. eh, cioè per esempio per le moto, secondo me ci sono tracciati molto più belli per le moto. Da di c'è da dire che la Spagna ha circuiti storici come Barcellona, Jerez, Aragon che è più recente però è un bel tracciato eh, Valencia che è ormai una tappa l'ultima tappa storica del Motomondiale, di solito è sempre l'ultima gara e quindi sì, effettivamente pesa un po' perché dici: va bene, praticamente c'è una buona parte del campionato che si svolge in Spagna, però che ci vuoi fare? Purtroppo le strutture mancano e dove magari ci sono, per esempio, vedi Bernò, sono costretti a rinunciare per problemi economici. Mi spiace che in Italia non ci siano altre strutture tipo Mugello Misano. Cioè, almeno sai un terzo circuito, dici sono quattro tappe in Spagna, ne fai. Eh, tre in italia certo. oh. sarebbe tipo tre in italia due tre in francia eh, la germania adesso che mi viene in mente non so se ha circuiti che, che si adattano c'è il saxering però il nurburgring così è per esempio più per le auto sì non so nemmeno se visto dove lo fanno se è possibile anche farlo più corto perché è infinito quel circuito no ma per esempio scusami Vai Diego tra. ma il commento di Lolo no è vero cioè effettivamente eh, è uno spettacolo però è veramente pericolosa cioè quello che intendo io è molto pericolosa Imola nel senso a me è, è, è spettacolare ma c'è anche un lato che secondo me è quello della, della sicurezza che va valutato mm. io credo che Imola non sia un circuito così sicuro eh, per farci correre a MotoGP Ok, sì, beh effettivamente è anche un po' adattato, insomma penso abbia bisogno di qualche rivisitazione di vie di fuga, non vie di fuga, a parte che non avendo la MotoGP si è adattata anche ad altri standard, però se è già pericolosa per il superbike direi che per la MotoGP forse è ancora peggio. Sì, ma i circuiti moderni sono un po' diversi no, ma poi intendevo proprio anche come cioè non so, quando si parlava di introdurre la Finlandia che se non sbaglio dall'anno prossimo se tutto va bene dovrebbe arrivare cioè, invece che aggiungere le basta e continuare a caricare gare su gare piuttosto uno poteva pensare va bene togli una dalla Spagna e ci metti quella lì capito quello era il discorso certo poi... certo sì, 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 sì. e lì servirebbe anche un bilanciamento eh, diciamo che comunque la Spagna da un certo punto di vista guarda quanti piloti forti ha sfornato eh, certo. che scuola ha l'importanza del CEV eh, l'importanza del CEV è ovvio che si fa sentire e comunque speleta la dorna eh, c'è molta influenza spagnola nella gestione della cosa ovviamente quindi Sarebbe bello avere un campionato un pelino più, più equilibrato per quanto riguarda stati, piste, però c'è anche da dire che eh, la Spagna ha una bella fetta di, di, di campionato, è molto importante, molto influente in questo sport e quindi è giusto che abbia più spazio a questo punto. No, vabbè, no, beh, beh, certo ci sta. No, così mi è venuto in mente perché nominavamo le piste. E ogni tanto ci penso, però poi ripeto: torno sempre sul discorso che però con piste ci stanno. Mi dispiacerebbe perderle. Mi spiace solo che siano tutte dello stesso paese, ecco tutto lì. Però una roba da farle, ah, sì. diciamo. E appunto, quindi, alla prossima gara Aragon e abbiamo fatto i nostri pronostici. Quartararo sembra essere a podio per tutti quanti, direi. Quindi anche per la prossima gara è a posto, <ride> difficile probabilmente adesso a giocarsi il mondiale di quartararo non si vince niente e io credo che sia molto favorito. Sì, no, no. Penso che ogni gara che passa è sempre un salto in avanti verso il titolo, cioè non un passo, un salto perché gli hanno tanto, sono poco costanti, eh, si stanno un po' sbranando tra di loro e quindi così si fa il gioco di quartararo che si in questo momento la leadership del mondiale e ad oggi penso in assoluto anche il mondiale, nel senso non è lì davanti per caso, è lì davanti con merito e quindi insomma è giusto eh no, così. Come, cioè io continuo a confermare e a ribadire quello che ho detto nel power ranking, cioè lui è il pilota più forte, quindi lui merita di diventare campione del mondo, chiunque altro dovesse vincerlo. Sarebbe perché è lui che deve aver fatto qualche casino assurdo per perdere tutti quei punti e, e consegnarli in mano praticamente. Poi chiaramente se sì, lui sì, ha sbagliato sì. è anche giusto che lo perda, ci mancherebbe altro. Poi io oh, magari Mir dalla prossima le vince tutte e no? siamo qua a parlare di, di un Mir che ha vinto più gare di Quartararo e boom. che tra l'altro oggi ho visto una grafica di Inside MotoGP, la pagina su Instagram, ah, quello sì, che sì, fa tutte Moto le grafiche Pro. qui. Cioè, davvero, Mir con una vittoria c'è cioè un mondiale. Sì, assurdo, sì, sì, <ride> con eh, cosa sono, tre anni 4 no, anni che ci corre, quasi. Un, un sacco di gente davanti a lui con <ride> un numero di vittorie. Lui, campione del Vittorio, mondo, sì. e te l'avevo detto, c'è cioè, tipo due pole ma in carriera, tipo cioè, una cosa. Folle, sì, sì. <ride> Beh, diciamo che col massimo risultato, col minimo sforzo, è un, una frase che gli si addice molto, N non ho capito. Ho detto raggiungere il massimo ah, risultato con il minimo sforzo. Minimo sforzo è, minimo è proprio il suo mantra. <ride> e Lolo dice, tra l'altro mi ricordo la vostra discussione sul campionato vinto da Mir lo scorso anno. Come la vedete al momento? A me già lo scorso anno sembrava un po' il Kenny Roberts Jr. Moderno, ma io lo vedo un po' più forte, cioè secondo me dà l'idea... Allora, quest'anno ci sono rimasto, tra virgolette, male che non abbia fatto subito il salto di qualità. Mi aspettavo fosse molto più forte già dall'inizio. Però mi dà l'idea di uno che ha dentro qualcosa ancora da dare di molto grosso, come uno che veramente sia eh, lì lì per veramente fare lo step ed essere simil sì, quarta raro, cioè un pilota del genere. Secondo me ha le capacità per essere quel pilota lì. Certo è che deve vincere, deve iniziare a dimostrarlo perché, se no, più si andrà avanti, più verrà ricordato come il Kenny Robert Jr. Moderno, quello sì. Sì, anche io sono d'accordo con te. Io, per esempio, quest'anno l'ho dato come vincitore del mondiale e, e non mi muovo dalla mia posizione. Ci credo ancora, ci crederò fino all'ultima gara o fino a quando la matematica non lo consegnerà a la quarta lata. No, a parte gli scherzi, le battute, no. secondo me no, è più forte. Secondo me non si può considerare un Kenny Roberts Jr. moderno. È ovvio che se le, se, se le cose continuano così, sì, però io penso che potenzialmente Mir sia... In grado di combattere con Quarta Raro, credo che un po' il suo stile e magari una progressione non così decisa della Suzuki quest'anno abbiano portato la coppiata a non essere così tanto competitiva. Eh, però a me Mir piace molto, mi sembra uno abbastanza inquadrato, molto aggressivo anche psicologicamente. È quello che e... fa tanti di, di Mir. Io penso che potenzialmente con una moto più competitiva della, cioè, io credo che la Suzuki sia rimasta un po' al palo rispetto a quello che abbiamo visto il secondo anno. Cioè, le altre si sono date da fare per raggiungerla e superarla. Suzuki si è più o meno rimasta plafonata eh, l'anno sì, scorso. Ha perso Brivio, hanno un po' perso la bussola, probabilmente, l'abbiamo detto più di una volta. Che tra l'altro si, si è preso Bottas in Formula 1. Ho visto oggi così per dire: sì. l'Alfa Romeo. Cazzo modo Fusili... eh sì, perché Rai mm -mm. Si Fusili. Dice due settimane fa. Due settimane fa Mir dice: Quartararo farà errori e la domenica dopo. Quartararo vince, vince lui. Sprofonda. Sì, eh, diciamo che Mir non è proprio il, il migliore, <ride> forse se le, le guffa un po'. Ecco, però dai, e a livello di tempismo <ride> non ci siamo, quello va migliorato. che Brivo si alle Alpine. Non fa... Ah, cazzo, c'hai ragione, sono io. Sì, 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 lui sono, è al, sono, al sono Pine. Sono io io oggi mentre sentivo ero convinto, sì, sì, hai, niente, hai vedi, anch'io sono, lascia perdere, va. Hai fatto un fuori esatto, giri tipo Vignale. Devo cioè, dire che è tutto il giorno che sono convinto di questa cosa, tra l'altro, non è che vado a vedere, perché un dubbio <ride> ce l'avevo, però ho detto, ma no, era no, Alfa Romeo, sì, era Alfa Romeo, sì, sì, <ride> l'ho sottato sì. in furgone, vabbè. E dopo, dopo questo numero, <ride> mi spiace, adesso bo, eh, il povero Brivio, chi c'ha Brivio allora dal Alpine? mica sono fuori come una mina. Non lo so, poi in Romeo. E... Porco giuda. Attenzione, vabbè, la... ma non vorrei dire una cavolata, ma Alonso non è cazzo, allora Alonso in Formula 1 siamo un po' siamo un po fuori. Mamma mia, ragazzi, cioè... e... sì, Fernando Alonso Beh, in Alpine è un ex pilota quasi praticamente. E... Alonso e Norris suggerisce l'ollo, ma non è sicuro. E abbiamo un nuovo commento, Ale Giba 7. Ciao Ale Diego, mi chiamo Giba. Ciao, vi seguo da poco e mi coinvolgete molto. Volevo chiedervi come vedete la KTM ad Aragon. Ok, e KTM ad Aragon, secondo me, cioè almeno secondo me, spero in, in Binder perché vabbè, è chiaramente il mio pilota di riferimento. Ma visto le ultime gare, mi piacerebbe uno step ancora, non, magari non dico proprio in avanti, però di mantenimento, mantenersi lì in top 5 e, e lottare con, eh, con gli altri perlomeno poi non dovesse riuscire a, a fare il risultato va bene ma lì ehm, le altre sono tutte in crescita tranne Oliveira e per la pista in sé secondo me ormai non hanno niente da invidiare particolarmente a nessuno come diceva Ale prima con quel rettilineo ad esempio uno potrebbe pensare Ducati favorita ma alla fine della fiera non ha mai raccolto più di tanto e anzi forse più una pista onda come si diceva. Quindi KTM non la vedo né favorita né sfavorita, cioè la vedo a livello delle altre, è più una, magari un discorso di piloti e quindi spero che Binder vada bene e che magari Olivera si svegli un attimo perché boh, è sparito letteralmente di nuovo. Sì, io sono sono d'accordo, KTM eh, sicuramente l'anno scorso ha dimostrato di essere arrivata ad un livello buono, molto buono, ha ottenuto diverse vittorie tra l'anno scorso e quest'anno. Certo è che, probabilmente, secondo me, visto l'exploit del, dello scorso anno, ci aspettavamo qualcosina di più. Ci aveva illuso Oliveira dopo qualche gara che alla fine, come appunto, dicevi te, Diego, è sprofondato. E, su Aragon faccio un attimo fatica. A sbilanciarmi, però vedendo appunto i risultati di Binder, ultimamente mi aspetto, eh, come dire, perlomeno un, un risultato vicino alla top 5, sì, cioè sì, comunque credo che KTM, no, allora non mi sorprenderebbe se Binder dovesse fare podio, to, cioè non è che dico, oh mio Dio, come mai, come ha fatto a succedere, no, io penso che KTM ormai... Come, come obiettivo si debba porre quello di stare nei 5 vicino ai 5 sempre. Quindi ti dico, secondo me può far bene. Non ho messo KTM tra i nomi dei primi 5, quando abbiamo fatto il pronostico prima, perché ci sono tante motivazioni eh, appunto per Ducati per far bene, per Suzuki, anche Rins che ha ottenuto il podio, quindi sicuramente in crescita. Um, però è ovvio che non si può escludere una KTM che lotti nei 5 o vicino ai 5, ai primi 5. Assolutamente in ogni caso, comunque grazie, che insomma, fa piacere avere nuova gente a bordo. diciamo e Assolutamente. Raffaele che dice: Puoi un po' della Formula 1 cosa ne pensate di Kimi Raikkonen? Vi piaceva come pilota tantissimo? Diciamo che con Formula 1 io. Insomma, seguendola poco, non è che posso dire che premetto questo, quindi Ale magari sei più. Ma io dire... ti dico: cioè Kimi Raikkonen secondo me, nel mio caso, è un po' come Valentino Rossi, per uno che non segue tantissimo la MotoGP. Okay. Cioè, a me è sempre piaciuto più anche per il suo, per essere un personaggio particolare, e poi, comunque rimane l'ultimo campione del mondo con la Ferrari. Eh, quindi sicuramente per gli italiani è un bel ricordo, ma poi mi piace un po' la sua strafottenza, la sua personalità davvero molto decisa in tante situazioni. E credo che in assoluto sia stato uno dei piloti che ricordo di più della Formula 1, pur avendola seguita veramente poco. Ripeto, per me se mi parli di Formula 1, ti dico Schumacher, però mi, Raikkonen mi viene subito in sì, mente. Sì, io, da completamente esterno, lo conosco la fama fatto che sia un po' un personaggio quello sicuramente però eh, non è che posso dire granché perché non lo conosco anzi Lollo sembra che ne, ne sappia un po' di più e non, non gli dice che non gli è piaciuto particolarmente perché a quanto pare è sembrato più delle volte maleducato magari davanti a dei giornalisti tipo vedi sdobava anche ah quelli beh, che facevano per quanto male. è seguito la formula 1 esatto per quanto ho eseguito la Formula 1, può essere esatto. tranquillamente, magari io ho visto degli exploit positivi <ride> che erano gli unici, però insomma io e Diego siamo poco ferrati sulla Formula 1 in generale. però Raikkonen è un personaggio che mi ricordo, cioè ripeto, è un po' come eh, se parli di Valentino Rossi a uno che non conosce la MotoGP. Se mi dici cioè io, Raikkonen, per dire lo, so, lo sapevo collegare alla macchina. Eh, per esempio Lando Norris, perché tipo ha detto che Valentino Rossi è uno dei suoi idoli e quindi mi ricordo di lui, mi ricordo di, di Verstappen perché si sente tanto di Hamilton. E Raikkonen fa parte della cerchia dei piloti che conosco della, della Formula sì, 1. Vabbè, non siamo... E mi ha sempre affascinato come, come personaggio. Poi eh, come Hamilton, cioè, ci sono tanti a cui non piace per determinati motivi. A me per esempio Hamilton piace. Cioè, piace sì, 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 a pelle diciamo perché proprio appunto non seguendo dal, dal vivo proprio dal, nello specifico si fa un po' più fatica però sì tipo penso che Raikkonen sia anche perché non siamo così né vecchi né giovani insomma avevamo 13 anni quando ha vinto il mondiale quindi io mi ricordo che si parla di Raikkonen che aveva vinto con la, con la Ferrari quindi per forza di cose conoscerlo lo si conosce ecco poi il piacere o no va veramente... Cioè, devi devi seguire un po' di più, penso, con, con cognizione di causa. Vabbè, ah quello certamente, ma, sì, 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 sì. Seguire anche un esatto, po' l'esterno, poi. La Duke 390 che diceva Lollo è quella di cui parlavate l'altra volta? No, 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 no noi l'altra volta parlavamo ah, della okay, 1290. Okay, Però sì, cioè ci credo che è un mezzo... Visto un che è scritto... Un mezzo maleducato. Eh, ma sono... Cioè, le Duke... Sono un concetto molto, molto interessante, secondo me è esasperato con la 1290 che in strada ha veramente senso zero. È un peccato perché a me piaceva il 125, solo che quando ho preso io il 125 non era ancora uscita, è uscita forse l'anno dopo. Io avevo preso la Yamaha VR 125, poi avevano fatto il Duke 125 che mi ispirava di brutto. Era una delle prime Naked 125, quindi che potevi guidare a 16 anni. Pensate che che erano un po' diverse dalle solite. Le solite erano o ti prendevi la R125, sì. quindi una sportiva, o una moto da enduro, quindi più che si avvicinava più al cross, all'enduro. Sì, mi ricordo a scuola era pieno di, di moto da enduro, praticamente. Poi veniva più che altro da fuori, quindi c'era un sacco di ragazzi di ragazzini in moto. E per concludere... Con il discorso di KTM, Olivera dice: Fusilli, Olivera ha avuto tre gare buone su 12 perché è partito malissimo per due mesi. È esploso per un mese ed è ricomparso, ed è riscomparso da un mese. Boh, Bo Penso sia la sintesi perfetta perché veramente non si capisce, <ride> sì, non è, è comprensibile. Cioè, così, poteva boh. poteva stare all'inizio che dici: Boh, è partito male, eh, non trova la quadra, poi esplode. e Dici: Ok, vabbè, non è che per forza deve fare tutte le gare così, però. Dici ha ritrovato la quadra. no No, riscomparso di nuovo. Quindi non... la sua stagione, penso sia una delle più indecifrabili, quando faremo il pagellone di fine anno, se ci sarà da, da, da approfondire un po' e capire magari cosa, cosa è successo durante queste gare. Insomma, che scaldiamo i motori e poi faremo veramente un pagellone mia, figo. Speriamo bene. E ecco, per, per non perderselo quando verrà il momento, Ale, sai già che devi istruire. C'è anche gente nuova. Ragazzi, quindi, magari, infatti, full screen. Allora, come sapete, chi ci segue da tempo, invece, chi è nuovo? Di solito a fine live c'è il mio momento personale, quello tipo il momento eroe. Della situazione. No, vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi. Eh, Casco rosso. Fondamentale per seguirci. Ovviamente, iscrivervi al nostro canale Twitch. Avete la possibilità di sostenerci a costo zero se siete già abbonati a Amazon Prime, iscrivendovi ad Amazon Prime Gaming appunto eh, potete regalare un abbonamento al vostro streamer preferito, se noi siamo il vostro streamer preferito eh, per voi non cambia niente, nel senso che avete a disposizione un abbonamento da regalare, a noi invece eh, viene data una piccola commissione. Per quanto riguarda YouTube, anche lì fondamentale iscrizione al canale, Like ai video se vi piacciono, fatevi sentire sotto nei commenti, campanellina per non perdere tutti i contenuti. Ci siamo quasi, siamo molto vicini ai mille. Speriamo di raggiungere la quarta cifra il prima possibile. Se non sbaglio, eravamo a 883 come il gruppo <ride> musicale prima della live. Quindi manca davvero poco e ci fa molto piacere perché nelle, nelle ultime settimane abbiamo davvero. Uh, messo in piedi un bel boost. Siamo davvero molto contenti e abbiamo tanti progetti in cantiere. Ovviamente, seguiteci su Instagram che è un po' il centro nevralgico delle novità di Casco Rosso, lì siete sicuri che non vi perdete niente. Cascorosso.it per vedere tutte le piattaforme dove potete trovare le live eh, eh, qualche informazione su di noi, ovviamente anche il sito avrà più, più spirito in avanti. Però come dire, è un po' il se volete star lì a cercare Casco Rosso in giro a destra e a sinistra, cascorosso.it trovate tutto sì, per sì, file per segno, sicuro, insomma. Quindi c'è anche c'è anche quell'opzione lì. Boh, ragazzi, noi ci sentiamo domenica prossima, perché questa settimana tra una roba e l'altra non c'ha neanche tanto senso fare un live non abbiamo granché argomenti ma in generale siamo anche molto impegnati quindi per non fare una roba tanto per ci vediamo direttamente domenica prossima dopo la gara e quindi 21.30 come al solito e niente quindi buona settimana ci sentiamo post Aragon e vediamo che ha azzeccato il pronostico ciao ragazzi ci vediamo ragazzi. dopo ciao, la ciao, gara ciao ciao, ciao.